Ciao a tutti, bacione enormi dalla vostra Anita. Sì, allora, come vi avevo detto che vi facevo un video a parte, andiamo a fare questo diamond painting qua un po' particolare, che non è su tela, ma è questo cofanetto che vi ho fatto vedere. Per chi non avesse visto il video, andate a vederlo, della collaborazione che avevo preso qualche kit appunto da questo sito. E questo qua, adesso vi avevo detto che vi facevo un video a parte per andare a farlo insieme. Allora, appunto, questo è il kit che c'è dentro, che è questo cofanetto che poi vi rimane così per mettere le vostre portagioie, i vostri gioiellini, quello che avete voglia. Poi dovete andare adesso a metterci i vostri diamantini sopra. Allora, aspettate, proviamo. Io adesso vado così, prendo, ups, prendo la forbice e vado a tagliare tutte le bustine. Le divido, poi quelli che avanzano li sistemerò dopo nelle scatoline e me li terrò per fare qualcosa, perché non vanno mai tutti, perché loro ne mettono sempre in più. Qua io non ho una leggenda, però credo che ci siano tutti, cioè spero, mi auguro. Perché queste bustine qua, una volta che le aprite, dopo sono scomode. O vi comprate quei sacchettini piccolini, apri e chiudi. Oppure se avete delle piccole scatoline, le mettete dentro lì, ecco, quando vi avanzano. Poi va bene, il kit appunto c'era la sua vaschettina, questa, ma io ho questo, sì, un po' tutto torturato dall'altro diamond painting che sto facendo, che sto usando la cera, vedete che è tutta bucherellata, però finisco questo e anche la vaschetta uso questa, perché queste qua sono comode, però preferisco queste qua con le... Questa, anche questa è fatta a tettuccio qua a punta. Però non è aperta qua, invece questa si può proprio fa da, anche da imbuto, questa qua è più comoda per rimettere dentro appunto i vostri brillantini. Allora, qui c'è il nostro unicorno, che adesso togliamo la cartina questa, perché adesso lui appiccica logicamente, e andiamo ad attaccarci appunto tutto quello che ci serve. Qua infatti si hanno i numeri, vedete il numero 2, questo rosa è andato attaccato nel 2. Andiamo subito a prenderle, che sono quelli più pochi, così li facciamo subito. Li mettete appunto, si vedete che ne ho presi un po' troppi, però io spero sì. Volevo avvicinare ancora un pochino, vi faccio vedere, adesso lo facciamo insieme, vedete, attaccate. Io avevo già riempito, vedete qua dovete pigiare dentro e fare che la cera vada sul dentro nella vostra pennina, ecco, in modo che potete prelevare i vostri, in questo caso sono brillantini. Perché comunque sì, è un diamond painting, la versione brillantata. E andate, attacca benissimo questa colla che c'è su sta stoffa qua. Vedete, io ho preso il numero 2, perché appunto qua ci vanno i brillantini numero 2. E vedete, adesso andiamo a cercare altri due in tutto il disegno, che comunque non è grande, perciò... Io ne faccio sempre fuori un po' di più perché sono più comoda, si addrizzano dopo. Spero che riuscite a vedere bene. Sentite il rumore, tac, è un ASMR. Adesso non so quanti, non ne mancano molti adesso di due, poi cambiamo il colore. Sono appiccicate insieme, poi adesso avvicino un attimino. Allora, 2 2 mancano qua, sì, poi io adesso non mi sto abbassando con la testa, faccio un po' fatica perché sennò mi vedete solo i miei capelli qua, la mia capoccia dietro non è bello, giustamente dovete vedere quello che sto facendo, perciò faccio anche un po' fatica perché non riesco ad avvicinarmi, però giustamente se mi abbasso vedete la mia testa è meglio, sinceramente. Ok, e io credo che i due, i numeri 2 li abbiamo attaccati tutti. Andiamo a controllare bene. Sì, perciò vedete, adesso io vado a rimettere dentro il tutto qua nella sua bustina. Poi se non avete altre bustine, comunque se sapete che non vi serve più il
numero 2, potete comunque benissimo fare così con un pezzo di scotch e chiuderlo. Io adesso lo lascio qua aperto perché poi andrò a sistemarli tutti insieme nelle scatoline o altri sacchettini. Adesso io prenderei il numero 1 perché sono tanti, fanno tutto il giro, così almeno lo facciamo subito. Sì, vi terrò qua un po' con questo video, però a tante di voi fa piacere la mia compagnia, perciò... Wow, che bello questo azzurro! Wow! Andiamo. Io adesso li agito sempre un po' così, così almeno si girano. E andiamo ad attaccarceli. Dove c'è scritto il numero 1, ci attaccate il numero 1. Sì, poi magari col tempo, se capita che vi si staccano, che li avete di scorta. Però io, anche quando finisco il lavoro di tela, quelli grossi, Diamond Painting, ci passo la colla trasparente. Così poi si fissano bene. Anche perché non è che li incornicio tutti, fisca, se no devo riempire tutti i muri di casa, mettere i quadri dei miei Diamond. No, li tengo in un posto dove ce li ho tutti. E via. Qua si contorna proprio con l'azzurro. Abbiate pazienza, se non avete pazienza tirate avanti il video, però no, dai, parliamo un po'. Almeno parliamo un po'. Allora, appunto, questo sì, sto facendo giusto, adesso il numero 1, sì, ok, e dai, vediamo come esce. Almeno avevo preso, c'erano altri tipi, appunto, come vi ho detto, di vedete che questo mi è caduto su, di cofanetti qua con altri disegni, però io quando ho visto l'unicorno, ragazzi, non potevo non prendere questo con l'unicorno. Cioè, adesso capitemi, chi mi conosce lo sa, non potevo. Allora, adesso così, sì, perché adesso con sta luce poi non riesco bene a andare giù a vedere, perché ve l'ho detto prima, non voglio abbassare la testona. Spero di metterli almeno dritti. Sì, quello penso proprio di sì. Però questa non è la luce ideale, perché poi io non so se adesso, quando vedrete questo video, avete già visto l'altro dove faccio vedere il kit che mi è stato regalato. Non so se l'avrete già visto, per fare i Diamond Painting, dove c'è tutto quel, tutto il necessario, più comodo appunto per farli. Però non vi spoilerò niente, perché non so se vedrete prima questo o prima l'altro, non ne ho idea. Perciò farlo così adesso è un po' complicato, però ci tenevo. Solo che questo uno qua fa tutto il giro del nostro unicorno patatoso. Abbiate pazienza, chiacchieriamo un po'. Poi fatemi sempre sapere se li fate anche voi, se questi video vi piacciono, se vi piace che vi faccio vedere, insomma, ecco, questo è un pochino più lungo, poi magari vi faccio quei video piccoli, corti, dove vi ho fatto vedere anche il, chi mi segue lo sa, il mio panda finito, ecco, questo qua volevo farvelo insieme, perché comunque non è grande come da fare, capito, di Diamond Painting. Allora ho detto lo facciamo insieme, altrimenti magari vi faccio vedere qualche pezzetto alla volta ogni tanto, ma dopo ve li faccio sempre vedere da finiti, perché altrimenti vi tengo qua, aspettate che prendo un po' di, se no vi tengo delle ore, è impossibile. No, anche perché poi ci vogliono giorni per fare una tela grande, poi altro che, ci vuole tempo. Io quello non ce l'ho sempre, perciò figuriamoci. Allora, ce la facciamo quasi, ce ne mancano ancora un po'. L'uno è tanto da mettere. E poi non rimangono, ok, forse perché tenevo giù un po' spostato la baschettina. È veramente carino, dai, sta uscendo bello con questi colori, molto carino. Oh,
Eccoci. Sono madreperlati, proprio belli lucidi questi. Infatti fanno fatica un po' ad attaccarsi su sulla cera. Cioè fanno fatica. Dovete sempre impregnare bene la penna del vostro, appunto, della vostra cera. Ce la facciamo, ragazzi. Abbiamo quasi fatto tutto il giro. Dai che ce la facciamo. Dopo cambiamo il colore. Aspettate che qua manca un pezzo. Aspettate che prendiamo un po' di ancora cera. Sì, l'ho presa un po' troppe volte. Di solito dura molto di più quando la prelevate. Non è che ne va tanta. Però qua faccio un po' fatica con questi. Si vede che sono un po' un materiale diverso. Tutto questo madreperloso qua. Si vede che attacca diversamente. Hanno bisogno di più presa, ecco. Comunque, ce la stiamo per fare. Oh, ho sbagliato ad attaccarlo. L'ho messo sul 5. Ho sbagliato. Ce l'ho fatta, spottato. Devi andare sull'uno te. Insomma, adesso anche la vostra amica gli piace fare anche queste cose. Allora un giro un po' così, perché sennò... Ecco, ce l'ho più vicino, sì, lo so, è un unicornino al contrario. Però fa niente, dopo lo rigiriamo. Allora, ecco. Allora, di uno, vediamo, manca anche qui. E poi... a regola l'uno dovrebbe essere finito. Ne è saltato fuori uno. Ma si appiccicano tanto bene, ecco. Non riesco a fare veloce come voglio, che questo è anche piccolo. Ok, 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 ok. Diventa un disco, ok. Eccoci qua, dovremmo avere quasi finito con uno, sì. Uno. 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 Poi questo devo vedere se alla fine riesco a passargli la colla, perché essendoci la stoffa qui, però sì, non è stoffa proprio. Allora, guardate come sta uscendo. Pian piano prende forma. Dovrei aver messo tutti i numeri 1, credo proprio di sì. I due li abbiamo messi prima, perciò adesso vado col mio pacchettino, li butto dentro e adesso andiamo a prendere il 3. Allora, andiamo a vedere dov'è il numero 3. Eccolo qua, giallo. Ok. Ecco qua, andiamo a mettere il 3. Che bellissimo sto giallo, che va appunto sul il corno del nostro unicornino. Patatino. Patato. Eccolo. Eccoci. Eccolo, lo vediamo. Dove è ancora il 3? Dove manca? Non ce ne sono tanti i 3, perciò facciamo anche veloce. Allora, guardiamo bene da vicino. Questo qua. Dovremmo avere appunto finito con il 3. Poi io qua ho visto che manca un numero 2 che non ho messo qua nell'angolino. Vediamo se riesco a prelevarne uno così. Facciamo un attimo così di corsa a metterlo. Eccolo qua. Eccoci. E adesso prenderei tutte le A.
Eppure vediamo. No, andiamo di 4. Dai, andiamo un pochino. Cerchiamo di andare un po' in fila. Ok. E questi qua sono brillantini lilla viola, bellissimi. E andiamo a mettere 4. Sono bellissimi. Il 4, allora manca, vediamo un po'. Basta. Tutto lì il 4. Ah no, qua. Sembrava. Ah, dove c'è il viola, certo. Ma che meraviglia. Sta uscendo proprio bello. Vediamo dove c'è il viola, non c'è più viola, perciò quello dovrebbe essere a posto. Ho visto un altro 2 che manca. E dopo, quando ho cominciato a completarlo, poi saltano fuori i singoli che mancano. Dovete andare a recuperare il vostro numero. Perciò andiamo a prendere, scusate, un altro 2. Giustamente l'ho dimenticato. Sì, senza vaschetta questo, perché tanto così. Ok, adesso andiamo a prendere, vediamo, il 5. Qua un po' in piedi così, perché sennò mi cadono. Il 5, che è un rosso, e non ce ne vanno tanti, infatti, di queste. Vediamo, perché quest'altro nel cuore è la A. Il 5 è questo, che poi non è proprio un rosso, è un rosa un po' più fucsia, ecco, un po' più strano. Infatti sono proprio pochi così. Vediamo se c'è altri 5. Sì, qua, aspettate qua. E 2, e poi basta. Infatti, cioè, guardate quanti me ne hanno messi di 5, che non vanno neanche tutti. È un pacchettino pieno, però vabbè, sono brillantini che vengono buoni sempre per delle altre cose. Poi la F, che sono pochi. Vediamo dov'è la F. F. Ok. Eccoci. La F, abbiamo detto. Ah, ok, dove c'è gli occhi. F. Ok. Ma che meraviglia che sta uscendo. Mi piace troppo, è bellissimo. E credo che con la F siamo a posto. Sì. Adesso andiamo a prendere la A. Dai, prendiamo la A. Eccola qua. Che questo è proprio rosso. Ecco, questi qua sono proprio belli rossi. Andiamo a riempire il cuoricione del nostro unicornino. Colà, lo riempiamo tutto. Questo bel rosso, tutto luccicoso. Sono veramente belli, fatti bene. Sì, dai, non manca moltissimo, dai. Pensavo di fare più la svelta, però sono sempre tantini da fare. Sono sempre tantini da fare. Eccoci qua. Vediamo se è ancora carica la batteria, sì. Io registro, poi non è più carica la batteria. No, no, ci siamo, ci siamo. Ma perché quando faccio i video non è che ne faccio solo uno, qualcuno ne riesco a fare, prendo il tempo che ho e magari, giustamente, ne faccio sempre più di uno. Allora, dai, dai, ragazzi,
Fra un po' vi lascio andare, vi faccio vedere tutto il finito. Allora, ma che bellino, proprio. Veramente bello. Poi lo fate voi, cioè, capito? Nel senso, sì, che okay, c'è tutto il kit pronto, per carità, non è che cucite o fate qualcosa a mano, però è fatto da voi. Allora, di A non ne vedo più, perciò possiamo mettere via. Vedete anche qua quante ne sono avanzate. Cioè, sono belli abbondanti loro con le quantità. Adesso io direi di mettere le B, che è questo arancio qua. Non sono molti, adesso è un po' madreperlato, come l'azzurro è un po' madreperla. E questo lo mettiamo appunto nella B. Andiamo a riempire tutto il nostro B. Sono troppo belli da fare. Ecco qua. Ok. Poi adesso ci mancano pochi numeri, ecco, il 7 sono tanti da mettere. Io andrei a mettere la C, che sono le due zampine, perciò vedete quanti cuoricini hanno messo, ma ne servono solo due. Vediamo se riusciamo a prelevare questo bel cuoricione grosso. Con questo è un po' impossibile. Sì, c'ho lì la pinzetta, dovrei metterle con la pinzetta. Ecco qua. Vediamo. Sì, se prelevate un po' più di cera riuscite a metterli anche con quella, però ecco. E adesso c'è la D, che è un cuoricione grosso, anche qua vedete ne hanno messi 5, però ne serve uno. Lo possiamo prelevare così e andare a mettercelo qua. Ecco, comincia a prendere proprio una bella forma adesso. Il 6 ne servono pochi, ho visto qua sopra. Questo è il numero 6, e servono qua 6 e 6, anche qua 6, così, e poi il resto è tutto 7, ragazzi, i ragazzi, ragazzi. Ecco, adesso andiamo a aprire, appunto, sì, i colori c'erano tutti. Andiamo a aprire il 7, che è questo bel bianco perlato. E finiamo il nostro unicornino. Ma che bello che è questo, guardate. È bellissimo. Andiamo a finirlo. Manca solo questo, perciò facciamo tutto bene. Eccoci qua. Adesso cerco di fare la svelta. Questi sono tanti da attaccare, perché appunto il suo corpicino bianco da riempire di bianco, appunto perlato. Che bello, sta uscendo proprio bello. Le zampette, le alucce, aspettate, non l'ho preso. Oh mamma, aspettate. Un po' scomodo così, vi ripeto, sono un po' scomoda perché giustamente a fare il video non è che sono libera di muovermi come voglio, però per voi questo è altro, perché mi diverto a stare con voi, a parlare con voi, a farvi vedere appunto quello che faccio, che magari, ripeto, non a tutti voi piace, però ci tengo io. Se vi piace la mia compagnia, so che tante di voi è così, perciò. Oh, aspettate, questo arrivo. Abbiamo quasi finito, dai. Ok,
Poi giustamente se tirate avanti un pochino il video, vi capisco, ci mancherebbe altro, perciò non è un problema. Eccoci qua, dai, che ci siamo quasi. Non manca molto, eh. E abbiamo finito il nostro bel unicorno. Diamoci un nome dopo tutta questa attesa. Perciò vediamo poi chi mi scrive nei commenti di voi che è arrivato fino a questo punto del video. Date il nome al nostro unicorno, dai. Scrivetemelo nei commenti. Voglio vedere, sono curiosa. Poi non me la prendo con nessuno, né? Perché se tirate avanti il video ci mancherebbe altro. Scherzate. Però voglio vedere, così gli diamo un nome a questo patatone che abbiamo fatto insieme, abbiamo colorato insieme, dai, si fa per dire. Allora, dai che ci siamo quasi, abbiamo finito. Manca qui. Ed è uscito bellissimo, è veramente bello. Questi kit sono veramente qualcosa di speciale, belli, da fare, molto carini. Anche per dire, volete fare un regalo. Veramente belli, gli regalate il kit. Adesso arrivano anche le feste, così. Ecco ragazzi, è finito, dai, ce l'abbiamo fatta senza tanti fronzoli. Guardate, l'abbiamo finito. Adesso controlliamo bene se manca magari qualcosa. No, l'abbiamo messi tutti e guardate quanto bello è uscito, veramente bello. E questo è il vostro poi cofanetto che vi rimane, ed è bello anche resistente, una bella zip fatta bene, guardate che bello. Oh, non vedo l'ora di metterlo nella mia, nei miei, sì, quando sistemerò tutto bene. Guardate, veramente bello. Dai ragazzi, vi ho tenuto qua fin troppo, spero di avervi tenuto compagnia e mi sono divertita a farlo insieme a voi. Vi mando un bacio enorme, l'appuntamento al prossimo video. Ciao dalla Nika.